credo di Pisa Luca D'Angelo, il Pisa espugna il Tardini al termine di una battaglia, ma una battaglia che ha visto il Pisa fin dal primo minuto in palla, una prestazione sicuramente importante. Sì, sì, abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista difensivo, molto bene perché non abbiamo rischiato solo in un'occasione e abbiamo creato anche molti presupposti per segnare, poi abbiamo fatto gol e credo che alla fine abbiamo vinto in maniera meritata. Importante proprio la gestione, nei 90 minuti c'è stato momenti dove il Pisa ha sofferto, non ha rischiato ma ha sofferto la pressione del Parma e ha saputo venire fuori nel momento giusto. Sì, sì, ci sta di soffrire perché il Parma è una squadra fortissima, però l'abbiamo fatto con bene, nel senso che Nicolas non è stato mai impegnato. Caracciolo dal primo minuto, ma si era già rivisto nell'ultima partita, si è rivisto Torregrossa, tornano giocatori importanti. Sì, sì, oggi mancavano un po' di giocatori anche importanti, perché Hermansson, Marin, Griozzi sono giocatori molto importanti. È stato così decisivo per noi ritrovare De Vidis e Rus che avevano problemi, però si sono fatti trovare pronti anche per quei pochi minuti che sono stati chiamati in causa. Torregrossa e Caracciolo sono due giocatori molto importanti per noi. 6 punti nelle ultime 2 partite, adesso a pochi giorni la partita col Palermo in casa sarà importante, l'arena e la spinta dei nostri tifosi. Sì, sì, ma è stato importante anche oggi, hanno fatto benissimo come sempre la loro parte. E ci daranno una mano anche sabato pomeriggio, ne sono certo di questo, perché è una squadra, è una tifoseria che è sempre molto attaccata a noi. Idrissa Touré, gol, vittoria e se non ricordiamo male anche 100 euro per la scommessa col mister che finiscono in tasca, serata perfetta. Perfetta, 100 euro, gol, abbiamo vinto fuori di casa contro una squadra fortissima, sapevamo che non... facile contro loro. Parma è una squadra con tante qualità e soprattutto i giocatori, singoli giocatori, anche tante qualità. Abbiamo fatto penso una bella partita contro e con la palla e alla fine sono molto felice che potevo aiutare la squadra con il mio gol. Grande festa in fondo con i tifosi, con tutta la squadra. È una partita importante, sono 3 punti importanti questi. Certo, molto importante anche perché Parma era 1 punto dietro di noi, così abbiamo adesso un po' aria dietro di noi contro una squadra che era in concorrenza contro noi. E sì, siamo tutti felici come hai visto davanti ai tifosi, poi ho fatto un po' la festa con loro, siamo veramente felici anche che i tifosi sono sempre dietro di noi e questo era per loro, per la squadra, per questo club e speriamo che continuiamo così. Tra 4 giorni si torna all'arena col Palermo, un'altra occasione. Come ho già detto, adesso dopo la partita e prima della partita, focus adesso contro Palermo a casa, proviamo a prendere i 3 punti anche contro loro che i 3 punti rimane a casa nostro. E con i tifosi e con adesso questa vittoria anche penso che contro Palermo facciamo una grande partita anche sì. Allora, qui con Federico Barba un'opinione sulla partita in generale e cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo, se è cambiato qualcosa. No, la partita è sempre stata quella, è chiaro che col passare del tempo cambiavano un po' alcuni dettami tattici, anche dettati un po' dalla stanchezza, era una partita ravvicinata, non era semplice, anche perché poi l'avversario è di grande livello, serviva comunque un qualcosa che potesse un po' sbloccare una partita, come ho detto, difficile. Siamo riusciti a trovarlo, ci siamo andati vicini anche prima e per questo insomma siamo poi contenti, anche perché siamo riusciti anche a mantenere la porta inviolata. Infatti l'ultima domanda, come ti sei trovato con Antonio in difesa? Forse è la prima volta in cui partite titolari entrambi assieme. No, in generale io posso dire che sono contento per Antonio perché rientra dopo tanto tempo e insomma ha passato un periodo duro e sono contento che ne è uscito e spero
spero ci dia una grande mano in generale.